importante vedere questo film, anche perché il cinema con il suo linguaggio è molto diverso, molto meno assertivo dei testi sacri, diciamo, di tutti i libri che hanno parlato, che hanno trattato del problema del genere e del sesso. Perché questo film, almeno secondo me, io me lo ricordavo, è riuscito, secondo me, attraverso le immagini a creare dei dubbi, almeno a creare dei dubbi su quello che abbiamo sempre considerato ovvio, cioè un'identificazione tra il sesso e il genere. Ripeto, come avevamo detto la volta scorsa, perché facciamo questo ciclo? Perché penso che un po' è necessario chiarirsi che cosa significa questo famigerato gender, se persino il Papa precedente a questo aveva nominato la Butler come una di quelle che distruggono la società, e ovviamente, come ricordiamo sulla discussione del decreto Zan, la cosa che ha bloccato più di tutto era l'idea che in classe si potesse parlare di sesso del genere, come se fosse una roba, non so, scandalosa. Allora, secondo me, questo film ci fa vedere quel pezzo della vita di ognuno di noi, è interessante, secondo me, che ci riflettiamo, quando ancora, io mi sono molto identificata, nel senso quando ancora non è chiaro che cosa vuol dire appartenere al genere femminile e maschile, senza che nessuno ce lo chiedesse. Io, quando si parla di me, io sapevo che ero una femmina, avevo due fratelli maschi, ma che cosa comportava essere, quando superi l'infanzia, che cosa comporta essere attribuita a quella parte che riguarda le donne diversamente dal maschile. E allora, questi dubbi dell'infanzia, l'attrice riesce a rappresentarli attraverso una storia, penso, che dà importanza, forse avete letto, chi ancora non l'ha letto, è consigliata di leggere questo meraviglioso film, Architettura del Desiderio. Nel film la regista pone il problema dello sguardo, chi ti guarda, tu sei in un determinato modo, addirittura lì bastava il vestito o il taglio di capelli, l'altro che ti guarda ti attribuisce un genere. Allora, ho pensato che quando noi avevamo fatto, per esempio, questo libro di soggettività lesbica che si può chiedere in biblioteca qui, mi ricordo che all'inizio di questi anni di autocoscienza, uno dei temi più affrontati stranamente è stato quello del vestito. Come ci vestivamo? Se da piccole ci piaceva, come ci piaceva vestirsi, tutta questa cosa. Adesso, chissà perché, abbiamo impiegato tantissimi incontri a discutere di questa cosa qua. Evidentemente avrà a che fare, prima che venissero tutte le teorie del genere, eccetera, è un problema che se lo affronti, che parli della tua vita, almeno per quel gruppo di persone lì che aveva fatto perché con le autocoscienze, è stato un tema importantissimo. Allora, sapete che il film, c'è questo sintetizzo bambino, c'è questa figura di bambino, bambina col padre, e per un pezzo del film non si sa se è un maschio o femmina, anzi sembra un po' compie cose maschili, guida la macchina, trasporta gli scatoloni, è vestito, insomma, da maschio, taglia i capelli, e arriva in un posto nuovo, lo sguardo vede un gruppo di bambini e scende. Una bambina, pensando che questa figura, noi non lo sappiamo ancora sia maschio, gli chiede come
città si inventa un nome e da quel momento in poi, sia lo sguardo della bambina che lui che si inventa il nome, lei, lui diventa quella cosa lì, per il pezzo di film ma anche per gli spettatori. Tranne che poi dopo poche sequenze la mamma da quel bagno si chiama Lore, Laura, questa bambina. E allora si capisce come sempre. E poi tutto il film va avanti sugli equivoci fino al finale. Allora, io volevo che intanto venisse fuori da voi se in effetti ritenete, avete ritenuto importante, se secondo voi è stato affrontato questo problema del rapporto tra sesso e genere, oppure di chi decide chi sei. Faccio un altro, una piccola confessione. Mi ricordo quando insegnavo nel centro circolatore, insegnavo all'isola, c'era una donna molto intelligente che era venuta a fare il centro circolatore e lei, non so se faceva la guaritrice con le mani, faceva la pranoterapista, che ci aveva raccontato tutte le loro, tutte scrivevano le loro esperienze. E lei ha raccontato il primo parto che ha avuto. E lei ha raccontato che quando è nata questa bambina, è nata e l'ha fatta la levatrice, l'ha fatta vedere e gli ha detto: vedi? E lei non sapeva chi era. E lei ha detto: è un maschio, una femmina. E la levatrice ha detto: è una femmina. Io già allora, io ho detto Maria, si chiamava Maria. Maria, perché non l'avevi capito, scusa? Non ti conoscevi? No, io non avevo mai capito che se si ha femmina, se si ha quel tipo di organo lì. Ho detto, ma hai visto che tu e tuo marito non l'abbiamo discusso in classe, eravate fatti in maniera diversa. Sì, ma non pensavo che dipendesse da quello essere femmina o maschio. Allora, Butler anti-litteram, e me la ricordo perché io dicevo, questa intelligente pazza, come mai, che tipo di società era primordiale, non lo so. Per cui ci sono anche, forse c'erano, non so come dire, delle persone che non attribuiscono il genere a come è fatta una parte del corpo, diciamo la parte riproduttiva. E su questo, per esempio, andavo in questi giorni a leggere chi ha scritto più, ancora se non vogliamo pensare a tutte le teoriche, le trans, le biste, le lesbiche, eccetera. E se voi, io lo consiglio sempre caldamente, anche qua in biblioteca c'è il dominio maschile di Pierre Bourdieu, spiega attraverso l'analisi di una società della Cabiria, dell'Algeria, come il genere viene costruito dalla società, come i comportamenti, l'ideologia, tutto quanto viene costruito socialmente. Quindi, la legge dice, ma come? Sembra difficile come è tutto costruito. Allora, che cosa vuol dire? Che differenza c'è tra l'essere maschio e l'essere femmina? E lui, che è un sociologo, non è neanche la base del momento, quindi l'anno l'ha scritto, quella è una naturalizzazione del genere, cioè si fa derivare il genere da una parte del corpo. Ma è una parte del corpo, come diceva la ginecologa l'altro sera, non so, e dice, perché vedete quando faccio vedere la maschera con i miei bambini? Dice, ma non è come un'altra parte, no? È investito socialmente, evidentemente, perché da quello si attribuisce tutto, c'è una storia di attribuzione più che di essenza. Per cui, secondo me, studiare un po' e andare a vedere più che affrontare subito la terapia, va a prendere tutto quello che hanno discusso su sesso e genere,
Dice Giulio, qual è la differenza tra un'imposizione e il dominio? Interessante questo, cioè, o il comando, uno che comanda detta le sue leggi. Il dominio in che cosa si differenzia? Nel fatto che chi subisce le accetta, le fa proprie. Cioè quello è il dominio che il soggetto discriminato assorbe i valori della sua discriminazione. Quante volte abbiamo detto sono le donne per prime nell'educazione che ci dicono sta zitta tu, vuoi il fratello così, cos'è? Cioè, tante volte, sempre anche nel nostro libro sulle nostre esperienze del gruppo Soggettività Lesbica, c'è questa storia della madre molto più rigida sul rispetto delle regole sul genere, sesso e genere. Cioè, è come se nella società fosse stato demandato questo dominio, questo potere, anche e soprattutto attraverso chi lo subisce. E allora tu leggi e dici, mamma mia, è un lavoro che ha impiegato millenni questo. E credo dal secolo scorso, nel secondo Brugale, poi, quando lei dice donna non si nasce ma si diventa, cioè non è fine, io credo, ma magari la Carlotta che ha scritto un libro su una femminista del Settecento ci può dire magari che anche prima c'era questa scoperta, ma secondo me è abbastanza per me nella cultura recente questa riflessione sulla costruzione, chiamiamola del genere, sulla costruzione del dualismo. Nel mondo ci sono maschi e femmine e già questo taglia fuori tutti i transgender, tutti gli intersessuali, cioè, sono tagliati fuori, esistono delle persone che hanno degli organi sessuali incerti o misti, non so, tutti gli anche nel mio paese ce n'è uno, lo chiamavano fenomeno, il fenomeno. E si sapeva, dicevano, ma come io mi ricordo, sono stato così, mia mamma diceva, perché metto uomo e metto donna, non si può, no? E l'avevano scoperto solo quando era andato a fare il militare. L'avevano sempre vestito da maschio e allora andava a fare il militare e allora magari per la prima volta veniva visitato nudo e l'aveva mandato a casa, perché era così. Cioè, per cui diciamo, il dualismo che si è creato nella storia, poi ha a che fare con tutta la nostra storia, con le nostre esperienze più valori di questa società. E forse anche per questo che è così difficile come abbiamo visto anche nella storia dell'attribuzione della casa delle donne, che anche le persone più insospettate che hanno il potere, secondo me, neanche immaginano che sono dentro una logica dualistica e che esercitano il loro potere. E quando sentono parlare, se tu vai a un'istituzione dici la libertà femminile, ci dovete dare la casa, quindi perché la dobbiamo dare? Come mai? Queste sono le regole, ma le regole chi le ha fatte? Io penso che questo discorso sul sesso e sul genere si estende a tutta la società e alla vita di tutti i giorni. E non so adesso chi vuole dire che cosa mi è piaciuto, che cosa non mi è piaciuto, cosa vi fa venire voglia di discutere assieme a noi altre questo film. Allora, chi dice qualcosa, anche qua perché c'è la telecamera, senza passare davanti alla telecamera, perché Antonella. Dunque, io ho vissuto col padre, perché mi era tutta quando avevo 2 anni e mezzo, e mia madre l'ho vista qualche volta, poi ho cominciato a frequentarla.
quando mio padre si è risposato, avevo 15 anni. Io mi vestivo da indiano, da cowboy, mi identificavo mio padre, molto moltissimo. E mi mancava molto mia madre. Quando l'ho vista, naturalmente prendevo dei pezzetti di femminilità. A 11 anni mi sono sviluppata e di lì tutto è cambiato. Ecco, il fatto di avere delle espressioni e di avere il corpo che diventava sempre più femminile mi ha coinvolto. Il genere invece era un'altra cosa. Mio padre diceva meglio un asino morto che un dottore. Per via che io ero talmente sofferente che stavo sempre a letto e non andavo a scuola. Il genere quindi era un'attribuzione di disvalore alla femmina. Disvalore poi a mia madre mi ha portato addosso tanto. Con il femminismo, in anni difficilissimi di ricostruzione dell'identità, ho scoperto che la descrizione del genere femminile come senza cervello minimo era tutta da rimettere in discussione e affascinata dall'intelligenza delle donne. Non le ho più viste come competitrici, ma le ho viste come aiuto a identificarmi, questo nei primissimi anni di femminismo che era 69-70. Dopodiché il desiderio di essere libera e autonoma e me stessa, ho visto che poi ha coinvolto anche le mie coetanee, diciamo, e ci siamo diversificate, ci siamo potute identificare in ciò che ci piaceva fare, che ci interessava. Io poi con la NASI ho anche capito la mia storia, quindi identificare anche comprendendo i traumi, concludo subito. Ecco, voglio dire questo, che l'identificarsi in se stessi, nelle proprie capacità, nei propri desideri, è bellissimo, è una cosa. È anche una cosa molto naturale. Ti possono buttare là molte cose che ti fanno perdere la testa o ti fanno star male. E però, con l'ascolto delle altre donne, con l'interesse che i miei genitori verso di me non hanno mai dimostrato, ho imparato a credere in me stessa e a comportarmi come mi piace e dunque a fare un genere femminile mio, che non era quello degli occhi maschili. Concludo dicendo che tra sesso, corpo, il mio limite, perché la natura ci manda nel mondo con un corpo difficile, facile accettarlo, identificarsi in quel corpo, ancora più difficile identificarsi nei propri desideri, però questo di identificarsi, cioè mettere un perimetro intorno a se stessi, non sentirsi onnipotenti, ma sentirsi limitati e dipendenti, e però anche con delle caratteristiche attive, rende possibile queste caratteristiche attive investirle e stare sempre meglio. La cosa che non vorrei mai è ripiombare nell'onnipotenza con la quale ho combattuto molto.
Antonella non per niente dice che quando si è sviluppata e poi è cambiato il suo atteggiamento, anche il problema della menstruazione è culturale, l'Antonella mi dirà una roba naturale, ma è culturale l'interpretazione che gli si dà. Anche qua, tutti i tabù che ci sono sulle menstruazioni, cosa vuol dire? Non mi ricordo, sempre che facendo sempre la famosa centrifugatore, conosciuto delle persone, facevo il centrifugatore in una zona dove c'erano tanti ebrei. Mi raccontavo, no? Che quando era una ebrea, che era bambina, quando, non so se lo fanno ancora, quando una bambina ha le menstruazioni, una donna il giorno ha la menstruazione e va in sinagoga, non può guardare la Torah che viene rappresentata. Ma vi rendete conto? Lei doveva abbassare gli occhi e non guardare perché altrimenti mancava di rispetto. Oppure tutte le storie delle piante che si seccano, della salsa che va male. Tutto, ma io non sapevo niente, ho imparato tutto alle 170 ore perché c'erano queste donne straordinarie che ti raccontavano la loro vita, erano convinte che le piante li si seccavano. Io dicevo, ma non sono seccate, ragazze. Era tutta la classe convintissima. Allora, anche questa cosa del giudizio, del pregiudizio, del valore o dell'ideologia, come dice. Allora, anche qua, ancora prima di Butler, Althusser, quando parla dell'ideologia, che tutta la costruzione, tutto il valore costruito socialmente e che viene assorbito da tutti. Allora, la massa, io mi sentivo strano, non è questo, ho tirato fuori questa roba delle piante che si seccano, della salsa che impazzisce. Allora una diceva, sì, perché nel sud, io ero ben contenta, dicevo sempre che avevo le mestruazioni, così non mi faceva fare quella faticata dei pentoloni di pomodori, no? Ecco, per cui anche qua identificare il passaggio all'essere femmina, essere donna, a quando hai le mestruazioni, e il tabù delle mestruazioni significa qualcosa. Ma se vogliamo ritornare nel film, dai, qualcuno mi dica che cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, quale pezzo, per esempio per me, le figure del padre e della madre, come mai reagiscono in maniera così diversa? Non so, ce ne sono tante domande da fare. Dai, un po' di coraggio. Non puoi, Isabella, se no non ti riprende, scusami. Allora, io per esempio mi è piaciuto tenerissimo nella sua disperazione, insomma, perché questo bambina, ha avuto veramente un trauma quando la mamma vi ha buttato nella classe vestito da donna, femmina. Però la cosa che mi ha colpito più di tutto è stato il rapporto dei genitori con questo figlio, che non è stato esplicitato nel film, non è stato approfondito. Io ho visto un padre, questo mi ricordo, molto protettivo e molto attento, non a difenderlo, ma a accettarlo per quello che era, e ho visto una madre durissima. La madre che lo butta nell'arena senza, come dire, senza un minimo di riguardo. Cioè, puoi fare una cosa così cambiando di città, allora lo porti in una scuola nuova, amici nuovi, resti da... Ma poi è una decisione che va presa insieme, va discussa, capisco un bambino, però insomma, ecco, a me è mancato nel film un'analisi di questo tipo, un rapporto madre-figlio, genitori, madre, padre,
genitori un po', pur essendo colti, pur essendo di una famiglia, mi sembrava benestante, non erano preparati a una cosa del genere, ad affrontarla, e la scuola o chi altro, non lo so, mi sembra che non le abbia aiutati per niente. È un film del 2010, per cui già il problema era sentito, se ne parlava, non ho capito come mai la regista ha lasciato questo rapporto familiare in un limbo che a me ha fatto male. Grazie Isabella. Mascherina, bene. Altre? Bella. Noi veniamo da casa della Cecce dove abbiamo visto adesso il film, quindi è fresco fresco. Eravamo lì tese perché ti aspetti da un momento all'altro che succeda una violenza grossa e infatti ne succedono quando quando devi andare in piscina e poi quando terribile quando lo denudano eccetera, lo sto dicendo effettivamente perché lo vedevamo come un ragazzino. Ma la cosa che anche a noi ha colpito tanto l'atto violento della madre che lo obbliga a vestirsi da ragazza e andare davanti ai suoi amici a lo mette proprio a nudo nuovamente, è una cosa. Ma quello che mi chiedevo era come affrontare la situazione, perché effettivamente poi è iscritta a scuola con la sua identità di bambina, di ragazza, cosa fai come genitore, come affronti la situazione, cominci già una transizione, cioè non si combina in una transizione. È facile anche dire no, va accettato così com'è, però in realtà i bambini e le bambine non è che l'accettano così facilmente nella non binarietà. A noi ormai siamo abituati, anche facile, non ci sono dentro, non ho problemi, è facile. Sia per il soggetto stesso, ma anche per la bambina che pensava di avere il suo primo fidanzatino e deve fare i conti col fatto che è di un altro sesso. Sì, è di un altro sesso, non è per niente semplice, quindi no, niente, mi ha sollevato un sacco di domande, anche su quanto intervenire, se intervenire, dove intervenire. Grazie Nadia, anch'io ho pensato molto, però aspetto voi, anche a me, però ne avevo parlato con qualcuno che mi aveva detto che non era vero, mi aveva colpito questa roba della madre, molto, che mi sembrava una brava donna, però come mai questo atteggiamento diverso? Oppure, come dice la Nadia, se toccasse a noi avere una figlia o un figlio così, come reagiremmo? Mentre parlava io pensavo che Angelina Jolie aveva avuto una figlia che per un periodo, non so come si faceva chiamare, per maschile, e poi senza nessuna operazione è comparsa al Festival del Cinema di Roma vestita da donna. Chissà sarebbe assina che per ora si è rimessa i vestiti da donna, poi vedremo. Però è importante questa roba del vestito. Come mai è così importante? Qua
quando Virginia Woolf parla dei vestiti che anche dice voi uomini che dite che noi donne siamo frivole, quanti soldi spendete per le vostre tappe, i giudici, questo, quello. Cioè, perché è così importante il vestito? Scusa, ecco, la paesina ci dice perché è importante il vestito. No, volevo dire, io avevo un cugino piccolo che quando giocava con noi si vestiva regolarmente sempre con i vestiti della sua mamma, sempre da donna, assolutamente. C'è da dire che a me quello che ha colpito del film è che i bambini, tutto questo, sanno vivere in maniera molto più libera, molto più aperta. Infatti la sorellina non si fa nessun problema. Quando a un certo punto non gli dicono che è un maschietto, anzi lei va a giocare e dice guarda mio fratello è bravissimo, ha una forza tremenda, mi difende sempre. Proprio perché crescendo abbiamo tutta una serie di problemi. Però anche crescendo è anche vero che per un genitore, presumo, c'è probabilmente o, mi sono capitati amici che hanno avuto o figlie o maschi o femmine che in qualche modo sono diventati, ma non gay o lesbiche soltanto, ma proprio con una necessità di abbigliarsi in modo diverso da quello che i genitori avevano pensato delle fosse. Però credo che appunto con l'età, magari in adolescenza o più avanti, per un genitore forse un filino, è difficile, però è un filino, riesci a, non so come dire, comunque a verbalizzare qualche cosa di più. Con una ragazzina come era lei, era molto piccola ancora, per cui credo che per un genitore non sia assolutamente facile. I vestiti mi sembra normale, no? Cioè le barbe le mettiamo tutte quante da bambine, quando nascono se è un maschio li mettiamo di azzurro, se sono femmine li mettiamo di rosa, cioè lì è un bel carino. Grazie Paris. Sì. La Boretto dice, domanda legata al film Pearl, non ho visto Tomboy, è preferibile trasmutare sesso per chi nasce con attributi che non corrispondono alla sensibilità della persona oppure il prezzo da pagare è troppo alto? No, qui no, nel film non ci sono problemi fisici. Non ci sono problemi fisici. No, mi sembra che lei dice che il problema, io ho capito così, che dice se uno nasce in un determinato modo e poi, non so. Ripeto, lei dice, è preferibile trasmutare sesso per chi nasce con attributi che non corrispondono alla sensibilità della persona oppure il prezzo da pagare è troppo alto? Capito, ma qui si parla già di transizione, in questo film, Dario, ma magari la prossima volta che faremo venire un e una trans, allora parleremo di questo. Adesso siamo ancora prima, è proprio, non c'è ancora la chiarezza o la consapevolezza di questo contrasto o la volontà di cambiare sesso, figurarsi, non c'è. Pone in dubbio, secondo me, la regista pone il dubbio, ma anche in rapporto all'età. È ancora un'età incerta, no? O voi eravate tutte belle e sicure di essere femmine quando eravate a quell'età? E eravate come la sorellina, allora tutte vezzose? No, ma io no. Sì. Ah, ho capito. Venite qui, intervenite, su.
No, io invece mi ricordo benissimo, avevo 11 anni ed è stata la mia prima relazione con la mia compagna di classe. E che era ripetente, per cui era un figlio più grande di me. Ho tenuto ovviamente nascosto a tutti la cosa, perché addirittura mi ricordo che tornando a casa in tram la mattina, perché avevo dormito da lei, sono svenuta. Nel senso che evidentemente la cosa mi aveva coinvolto tantissimo, anche perché, a 10 anni insomma, non è che parlassi così tanto con mia mamma, anche se poi mia madre è stata una persona molto aperta e molto... Dopodiché, io posso dire che ho sempre avuto attrazioni per le donne, ma come ho sempre avuto attrazioni per gli uomini. Ho fatto 2 figli, sono stata con uomini, sono stata con donne. Cioè non ho mai sentito dentro di me che ci fosse un tabù. Non so se questo perché nella mia famiglia in qualche modo non me l'hanno mai fatto vivere così. Però io non ho mai, a parte quell'esperienza che poi sono venuta, ma perché ero piccolina, dopodiché per me era, non è mai stato chiaro il fatto della sessualità, anche perché, devo dire la verità, io sono stata benissimo con gli uomini e con le donne, cioè non ho mai avuto dei grandi problemi anche ad avere il mio orgasmo, il mio piacere, il mio affetto, il mio amore con le persone. Non mi ha mai creato un dramma. Grazie. Ah, beh, ma è così la vita. Allora, film assolutamente meraviglioso, io l'ho visto 3 volte, perché l'avevo visto tanto tempo fa al cinema, e devo dire che ogni volta riscopro aspetti, delicatezze e significati via via diversi e più profondi. Mi sembra che la regista sia fantastica a ritrarre questi bambini con una delicatezza e una profondità, mettendosi proprio in ascolto anche con la telecamera centrata ad altezza bambini, centrata su di loro. E ce li fa sentire con tutta la loro complessità, che è una complessità che io nella mia professione ho imparato molto a conoscere. Il loro mondo è un mondo assolutamente ricco, problematico, inquieto, come può essere quello di un adulto. E lei lo rende proprio in maniera estremamente rispettosa. Detto questo, la cosa che mi è piaciuta tantissimo è che all'inizio, appunto, come diceva Anita, noi non sappiamo se questo che ci sta davanti è un bambino o una bambina. E questo anche nelle persone che hanno letto Marti, hanno letto Simone de Beauvoir, hanno letto, voglio dire, che sono dentro e hanno fatto anche esperienza individuale di riflessione su quello che significa sesso, genere, orientamento sessuale, eccetera, eccetera, è spiazzante. Nel senso che ti fa immediatamente vedere che la prima cosa che noi vogliamo catalogare in una persona, altrimenti siamo a disagio, siamo lì a chiedere, ma è un uomo o una donna? E questo ci fa anche capire, è estremamente interessante, perché ci aiuta a capire, secondo me, come si costruisce, quali dispositivi, quali cortocircuiti, quali pregiudizi si attaccano a questa cosa.
Per cui allora noi poi vediamo Lore, Michael, o Michaele, non mi ricordo, Michaele forse, come col padre, un padre tra l'altro tenerissimo, appunto, una gran bella figura, che ha con questa figlia un come dire, si identifica quasi, nel senso che è come se cogliesse queste sue parti di aspirazione, se vogliamo, in ogni caso invadere quelli che sono i campi della maschilità e quindi insegna a guidare, a fare le prime prove di guida e poi stabilisce una grande complicità con questa figlia che vuole la camera in azzurro, eccetera. E noi siamo lì, quindi diciamo, allora il padre, e quindi anche lì vediamo un altro pezzetto di cose che noi attribuiamo al genere, quindi se il papà si insegna a guidare vuol dire che sei maschio, o ti fa fare delle robe da maschio, che noi tutte guidiamo, nel senso, proprio per vedere quali sono i cortocircuiti che scattano nella tua testa. E secondo me la Shaman, proprio con queste sue immagini lente, perché non ti dice niente, resta lì sul confine, per cui con queste sue immagini lente ti dà modo di capire tutti gli stereotipi che via via ti vengono alla testa. A me sembra che questa bambina sia incerta, nel senso che non è chiaro che cosa farà o cosa sceglierà di fare. Sicuramente ha una grande attrazione per l'espansività, la libertà, le cose piene di interesse che caratterizzano il mondo dei bambini, il mondo dei maschietti. E io mi ricordo che questa cosa, per esempio, era una cosa molto mia. Io avevo un fratello più grande di me, molto amato, che faceva tante cose belle, si vestiva in una maniera per cui poteva correre tranquillamente nelle stradine del paese, lungo le scale del paese, e godeva di una libertà che a me faceva gola, per cui anch'io volevo mettermi i suoi pantaloni più stretti, cercavo di mettermeli io, cercavo di dire, ma io sono il terzo fratellino, cioè sono un fratellino anch'io. Poi un'altra cosa che vi può far sorridere, ma in paese noi avevamo un terrazzo alto che dava su un giardino, e io ero affascinata da questa cosa che i maschietti, non era particolarmente educato, le cittadine non so se non mi capiscono, ma loro quando dovevano fare pipì tiravano fuori il pisello e facevano questo bellissimo arco di pipì che scendeva giù nel giardino. Cavolo! Ho provato a far venire l'acqua, nel senso che mi sarebbe tanto piaciuto, mi sforzavo, qualcosa riuscivo a fare anch'io, ma questo per dire che ci sono delle cose di una libertà che si possono giocare i bambini, che non sempre vengono attribuiti, anzi quasi mai. Io comunque nascevo in un paese del sud, c'era già una divisione molto normata, come peraltro c'è, mi sembra che nelle scuole torni tantissimo anche adesso con questa mania dei colori e della differenziazione e dei giochi diversi, e che bisogna dare per forza le bambole. Io li odiavo le bambole, cioè, dopo un po' che ci avevo giocato, gli tagliavo i capelli, gli cavavo gli occhi, le smontavo, vedevo se c'avevano qualcosa dentro che poteva interessarmi e poi le mollavo lì. Vabbè, quindi questa, come dire, non possibilità, non capacità di
non felicità di identificarmi con quello che era lo stereotipo della bambina, io l'ho vissuto, lo ritrovo in loro. Che non necessariamente poi significa che davvero tu ti vuoi allontanare o che non ti piacerà poi identificarti col sesso femminile. Mi sembra che la bellezza di questo film lascia tutto aperto perché, come diceva qualcuno, i bambini sono comunque più liberi, per cui per esempio è bellissimo lo sguardo che si scambiano nell'ultima scena Lisa, che pure è rimasta così male, che Michael fosse in realtà una donna, però gli sorride e anche Michael poi fa questo sorriso finale appena accennato che coglie la macchina da presa su cui il film si chiude. Quindi è come se appunto secondo me la Shammai in questo caso non fa un discorso men che meno teorico su come dire sulla giustezza del fatto che bisogna accettare che le persone siano tutte molto diverse l'una dall'altra e ma ci fa riflettere su come si costruiscono e che cosa hanno dentro tutto quello che noi mettiamo sul genere, ma anche sul sesso, perché come ho detto l'altra volta, nell'altro incontro che è stato fatto di questo ciclo, io credo che veramente noi operiamo dei meccanismi di riduzione della realtà, cioè abbiamo delle lenti che ci impediscono di vedere effettivamente le cose come sono, semplicemente negandole, perché appunto nella natura il binarismo di genere non c'è, quantomeno non c'è nella come cosa esclusiva, c'è come cosa prevalente, ma c'è una grande minoranza di persone, vi ho detto che io ho scoperto tardi, colpevolmente, che esistono, le cifre sono varie, ma comunque qualcuno parla di 0,5% della popolazione, qualcuno parla addirittura del 1,5% di popolazione, che nasce con dei caratteri sessuali che non sono quelli classici, quelli canonici, con disallineamenti tra i classici cromosomi X, Y, gli organi esterni e le gonadi, che sono poi ancora più importanti perché sono quegli organi interni che elaborano, determinano gli ormoni che poi determinano lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari, per cui non la possiamo fare così facile, non è affatto vero, in natura è sempre così, se no sembra come quello che mi dicevano quando io ero piccolina, mi dicevano ma in natura c'è sempre stato che ci sono i potenti che comandano sugli altri. Attenzione, quali sono le cose che noi naturalizziamo? Noi donne lo sappiamo benissimo, ci hanno naturalizzato come soggetto che si doveva occupare dei figli e basta, che non era troppo intelligente, che si doveva occupare dei figli, che si doveva in genere occupare della cura di tutti i momenti cruciali della vita, la nascita, la cura del corpo, la cura della morte delle persone, cioè ci hanno detto che per natura noi toccava a noi, quindi attenzione a quello che viene considerato natura. Però sicuramente il binarismo ha fatto fuori tutta questa parte intermedia di persone che poi in maniera molto disinvolta venivano attribuite agli intersessuali, che venivano quindi attribuiti dai medici quando questi bambini nascevano ad un sesso oppure ad un altro. E
che poi crescendo si trovavano in una situazione di a volte di assoluto disagio rispetto a questo tipo di imposizione, nel senso che adesso hanno giustamente fondato un movimento per cui rivendicano il fatto di poter scegliere loro come identificarsi, se si identificano in un senso ben definito, se vogliono identificarsi in un senso ben definito, oppure di non identificarsi. Perché il problema è quindi che certe nostre generalizzazioni tagliano fuori l'ascolto e il rispetto per l'unicità delle vite. E mi sembra, come dire, veramente assurdo che noi, che siamo state per tanto tempo non ascoltate, per tanto tempo silenziate, facciamo questo stesso tipo di cosa rispetto agli altri. Quindi sono molto contenta, come dire, anche del taglio che Anita ha voluto dare a questo tipo di incontri, perché mi sembra che è solo ascoltando le persone che poi noi davvero riusciamo a cambiare. Perché vi parlo anche di un altro mio luogo comune, pregiudizio, di cui spero di essermi liberata. Ma io ricordo che appunto in un gay pride a Padova, a un certo punto io ho sentito dal palco una trans che aveva fatto la transizione da maschio a donna parlare della sua vita. Fino a quel momento io ero abbastanza insofferente rispetto ai trans e alle trans, principalmente alle trans, perché mi sembrava che riproponessero un'idea di femminilità da cui io mi ero voluta allontanare. Per cui tagliavo corto, avevo anche molto fastidio e molte resistenze mie personali. L'ascolto di questa persona, di questa donna che ha parlato della sua vita, veramente mi ha fatto mettere molto in discussione, perché è anche una storia nota, prima un celebre avvocato che è sempre stato malissimo, sposato con figli, è sempre stato malissimo perché non riusciva assolutamente a identificarsi con il suo corpo da maschio. Ha scelto di dire tutto e di affrontare anche la transizione chirurgica, e poi è rimasto con sua moglie, con cui ha un fortissimo legame affettivo, oltre che erotico, e anche un bellissimo rapporto con i suoi figli. Ma ovviamente ha fatto, come dire, ha accettato di mettere di far saltare tutta la sua carriera, di mettere assolutamente in discussione tutta la sua vita, proprio per questa cosa che sentiva dentro che gli imponeva di adeguare quella che era la sua vita esterna a quello che sentiva dentro. E secondo me tutte esperienze di questo genere meritano soltanto attenzione, ascolto e rispetto, perché sappiamo anche noi come è pesante per noi non adeguare quello che facciamo e la nostra vita a quello che noi sentiamo dentro di noi. Grazie Maria. La Paola voleva parlarmi sempre. Volevo dire a Paolina che tanto una cosa è diciamo, avere rapporti con uomini o donne indifferentemente. Un'altra cosa è l'identificazione, l'autoidentificazione. Sono due cose grandemente diverse, proprio radicalmente diverse. Allora, ovviamente il sesso è un elemento
elemento fondamentale nel percorso di autoidentificazione, ma non l'ambito sessuale che poi uno fa, non gli interessi nei confronti delle donne o degli uomini di entrambi come persona, quello è una cosa molto successiva e comunque. Mentre io rimango convinta, assolutamente convinta, che la sessualità del sesso sia un elemento fondamentale di identificazione. E nel senso proprio del sesso, il sesso sia la percezione del proprio corpo sessuato in un certo modo è un elemento fondamentale della propria identificazione. Bisogna che mi si finisce convinta, perché non sono assolutamente convinta di questa vita, sono quasi certa. Volevo dire, il film anche a me ha colpito, a me mi ha fatto stare male, ma mi ha fatto stare male non perché ci fosse, io credo che il padre fosse carino, ma fosse un po' turlucco, come si dice dalle mie parti. Turlucco vuol dire uno un po' duro di comprendolio sui sentimenti in questo caso, cioè nel senso che non si è interrogato, cioè scusate, io ho 72 anni, a me mi istituite un mondo vagamente capitalistico, cioè nel senso che io sia con mio papà che con mia mamma, ma mi faceva durare prima dei 18 anni, ecco, allora voglio dire, cioè per me il salto è avvenuto dopo i 15-16 anni, ma per tutta la mia infanzia proprio. L'ho già detto l'altra volta, io non ho avuto nessuna imposizione da questo punto di vista. Perché mia mamma che avrebbe avuto chiamiamo Diavol Rosa, per cui, ecco. Invece il papà mi sembra così, la mamma, ecco, a me sembra che questa bambina con questi problemi di identificazione molto precoci, di auto-identificazione molto precoci, perché non sempre, non tutti i bambini, magari uno un po' più tardi, uno potrebbe, non lo so, insomma, non ho idea, non sono abbastanza competente. La madre invece ha una reazione però nessuna delle due ha mai, probabilmente non si è mai chiesto come mai questo bambino o questa bambina si voleva vestire sempre solo da bambino, e cioè, quando l'hanno scoperto ha avuto una reazione, lei ha avuto una reazione violenta anche perché l'ha scoperto lei. A me ha colpito che la ragazzina, una volta vestita da ragazzina, sembra quasi emarcata, esatto. Questo a me ha colpito moltissimo. Questa bambina, così sta così detto male, dentro questo vestito da bambina, con queste spallucce e così, mi è sembrata mascherata. Ma mascherata non perché lei fosse un bambino già, mascherata perché non si teneva conto della sua incertezza profonda, e perciò le si imponeva la vestina da bambina, quando invece lei stava bene. Ma prima di ciò nessuno si era mai sognato di parlare con lei, no? Eppure probabilmente, voglio dire, probabilmente uno gli, come era così spiccato il suo desiderio di essere qualcosa d'altro, comunque di provare qualcosa d'altro, che ecco, venga, però, cioè, non lo so. Grazie Paola. No, non puoi parlare di me. Vieni qua, aspetta. Sono la testa a Facebook. Allora, Nadia Boeretto dice: l'abito fa il monaco e rispecchia i canoni autoimposti. Quando George Sand vestiva abiti maschili, voleva esprimere il dissenso del femminismo. Possiamo concludere che nell'Ottocento l'abbigliamento anomalo
voleva semplicemente provocare, mentre nel Novecento ha il significato di assunzione di un genere diverso dal sesso anatomico e perciò esistono obiettivi diversi storicamente espressi nell'abbigliamento. Cosa esiste? E perciò esistono obiettivi diversi storicamente espressi dall'abbigliamento? Non so, a me viene a rispondere a Nadia a Orlando di Virginia Woolf. E lì questo cambio di vestiti, no? È la stessa persona, uomo maschio, mi sembra che la prima opera letteraria che parla di questo, del genere, che se non è ancora teorizzato, è fatta come al solito quel genere di Virginia Woolf. Questo trasmutare, quella arrivava sempre prima, non so, poveraccia, anche lei, tanta sofferenza. Per la madre, poi magari parliamo di un altro argomento, per la madre, io ricordo che sempre nel nostro gruppo di autocoscienza di lesbiche era venuto fuori, ma anche nel libro avevamo 700 questionari, era venuto fuori che le lesbiche avevano avuto molti più problemi con le madri che con i padri quando avevano dichiarato la loro omosessualità. E questo ci aveva stupito molto, poi avevamo pensato che probabilmente una figlia che non si comporta come te, che non segue la tua stessa strada, forse ti metti talmente in discussione, perché erano le madri, certe erano state mandate via di casa dalle madri, mentre i padri le hanno sempre coperte. Allora era venuto fuori in maniera evidente, non ci avevamo mai pensato, ma dai racconti era venuto fuori questa faccenda. Per cui forse anche la madre qui effettivamente un po' forse in discussione l'essere donna o non essere donna, non so. Altre riflessioni? Vittoria? Io l'avevo visto 10 anni fa, lo voglio assolutamente rivedere, però non ce l'ho tanto presto. Adesso l'ho ripreso lì tra Amazon Prime, però volevo capire meglio, sul film non mi esprimo perché appunto i ricordi sono troppo in passato. Però mi sono venuti in mente tantissimi ricordi d'infanzia di certe di cose. Allora, anzitutto, ci sono dei, anche alla nascita, anche se uno è maschio e una è femmina, ci possono essere a volte qualche cosa che ti fanno un po' maschio nei sospetti. Vi dico subito, una giovane mamma, emancipata, femminista e tutto, ha un figlio maschio, che è maschio indubbiamente, però quando lo vede alla nascita resta anche lei un po' così, perché non sente, è chiaro che non è una femmina. Però l'organo sessuale maschile non è all'inizio così riconoscibile, dopo qualche giorno lo vede. Oppure, e questo per dirvi, magari può spiegare anche certi dubbi, poi non solo, a volte ci sono delle bambine che hanno la clitoride un pochettino più pronunciata, insomma. Io mi ricordo, mia figlia aveva la figlia, e mi ricordo le conferenze con mia mamma, in cui si dicevano, ma insomma, lei ha un buteldino. Guardate, sono cose che succedono, anatomicamente una clitoride che può essere più o meno, diciamo, protrusa, non so come si dice il termine medico, più o meno sporgente. Quindi, vabbè, questo per dire che chiaramente ci sono, si può essere maschio e femmine secondo il canone prevalente, però qualche volta anche fisicamente c'è qualche dubbio. Non dubbio, semplicemente qualche piccola perplessità. Ma non solo, altra confidenza d'infanzia, la mia mamma, sempre parlando con le zie, ti dice, ah sì, sì, è nato, ma e sai però che roba, che alla nascita non si capiva se era maschio o femmina, poi però la cosa è stata risolta, il caso di correzione chirurgica, veniva fatta proprio, no? La correzione è stata anche chirurgica,
Beh, questo diciamo per quanto riguarda, e poi gli intersessuali, quella percentuale 0,5-1,5 di cui si parlava. Però quanto a questo mi pare da esperienza, da persone che ho conosciuto, con cui ho parlato, che ci sono persone che sono perfettamente maschi o femmine, geneticamente, anatomicamente, fisiologicamente, proprio tutto, e che comunque sono invece, hanno una percezione profonda di se stessi che non è in accordo con questo, insomma. E questa è la cosa forse più complessa da capire. E poi ci sono anche persone che, a quanto pare, anche dopo breve, cioè non sono poi così convinte che la loro identificazione profonda sia per un genere o per l'altro, ma che anche psicologicamente si sentono un po'. E questo per dire la complessità delle cose umane, la varietà delle cose umane. Comunque, di cui sicuramente come femministe dobbiamo assolutamente essere in ascolto e in accoglienza di questa pluralità dei corpi, eccetera. Fermo restando che la maggioranza di noi invece si sente in armonia col proprio, cioè sente il proprio genere in armonia con la propria anatomia, però ci sono anche persone che questo non accade. Comunque, per tornare invece ai ricordi di infanzia, nella mia famiglia, tre femmine e poi un maschietto. Ultimo nato, naturalmente un po' molto desiderato, ma si finale. Allora, io sono seconda e sono sicuramente femmina, non ho dubbio di essere una femmina, però il mio dubbio da bambina era se io ero una donna perfettamente, una femmina del tutto riuscita oppure no, lì c'era un dubbio, anche perché ogni tanto mio papà diceva, ma sì, la vita in famiglia sono vive. Sì, vabbè, la vita lì non si capisce tanto bene se è un maschio o una femmina, lo diceva anche così. Però comunque questa cosa unita poi al fatto che in famiglia si pensava che le femmine fossero destinate a diventare soprattutto affermate sul piano della maternità e della formazione femminile, mentre i maschi c'era un po' anche questa valorizzazione, questa cosa è unita al fatto che io ero molto brava a scuola, per cui si diceva anche, ma chi lo sa, come dire, mi sono state instillate dei dubbi, perché forse ero un po' pettinata e mi comportavo come un maschietto un po', e perché ero molto brava a scuola, mi hanno lasciato dei dubbi, non soltanto di essere femmina, ma di essere fatta una femmina pienamente compiuta e realizzata. E questo poi potrei raccontarvi che cosa ha comportato nella mia vita. Ma insomma, per dirvi tutto questo, l'estrema complessità biologica, affettiva, cromosomica, di questo tema, insomma, che tutto vuole tranne che di essere schematizzato. Ultima cosa. Anche nel mondo antico naturalmente poneva si poneva, però meno perché i bambini o le bambine che alla nascita avessero qualche, come dire, dubbio, no? Venivano semplicemente eliminati, molti neonati venivano esposti e se appena avevano qualche anomalia anche buttavano lì. Però, no, scusate, è una cosa tremenda, ma venivano esposte molto spesso le neonate femmine perché poi se no venivano anche da donne, eccetera. Ma anche ma se appena un bambino o una bambina nasceva con qualche anomalia, quindi, però comunque anche il mito greco citato del profeta Tiresia che è stato nella sua vita maschio, femmino, maschio, cioè che ha cambiato, e non a caso forse perché la profezia era molto femminile, e poi ci sono tanti testi che si parlano di ambiguità sessuale, eccetera, eccetera, nonostante appunto purtroppo credo che ci fosse molto presto questa volontà di schematizzare, di attribuire un genere a un altro, anche in presenza poi di ruoli maschili e femminili proprio tagliati col coltello, più di quanto ovviamente sia per noi. Adesso comunque mi rivedo il film e poi vi dico. Grazie Vittoria. Però allora se è così fin dall'antichità, mi domando, no Maria Valeria, come mai questo accanimento o... lo spettacolo che ha fatto alla Camera per il decreto Zan, come mai dà così fastidio? Cioè, è questo, cioè, non è vero che siamo tanto cambiati, mi sembra, è vero che li esponevano prima, adesso li discriminano addirittura tutta quella sceneggiata fatta contro il decreto Zan è il sintomo di una mentalità allucinante, perché ma forse ho nella mia testa io che si va sempre avanti, non si va avanti per niente su certe cose, ma io sono condizionata da quello che abbiamo appena fatto nel primo pomeriggio, che è stata la lettura del testo della comanda dovremmo essere tutti femministi, e non c'entra niente, sembra, col discorso che stiamo facendo, no? Perché lavora
su come si può praticamente liberarsi da tutta una serie di stereotipi che condizionano la donna in particolare, allora, nel suo paese, negli USA, l'Africa, un discorso che è molto interessante perché mette sul campo tanti eventi. Però la cosa che io ho filtrata un po' nel sentire il discorso di oggi da quello che era uscito qui e che era, io leggo quattro righe, che sembra che forse non c'entrino, ma voglio porre il problema che c'entra. Il problema del genere è che prescrive come dovremmo essere invece di riconoscere come siamo. Immaginate quanto saremmo più felici, quanto ci sentiremmo più liberi di essere chi siamo veramente senza il peso delle aspettative legate al genere. Allora, le aspettative legate al genere diventano laddove c'è ambiguità, laddove non c'è lo stereotipo, dico stereotipo tra virgolette, ovviamente subito riconoscibile, nasce il problema. Invece, arrivando aprendo al massimo questo discorso di questa donna che mi è sembrato, io non la conoscevo, e per presentare fare la presentazione di oggi mi sono accostata a questo testo, ho avuto davvero questo flash di apertura molto grande rispetto al fatto che addirittura noi pensiamo a dei comportamenti esterni per cui la donna può fare certe cose e non le può fare, qui è presentato molto bene soprattutto ai bambini e alle bambine, perché è da piccoli che bisogna cominciare a fare il discorso in un certo modo. Ma proprio questa presentazione condiziona il sentirsi. E allora il discorso del sentirsi è il sentirsi nel senso più aperto, nell'identificarsi con qualcosa che è stato definito così e che è così. E allora lì si riapre tutto il discorso. Forse se riuscissimo ad educarci molto lentamente ma con continuità, a non aderire a uno schema, ma a cominciare a leggere la possibilità di essere diversamente riconoscibili, si aprirebbe un discorso che secondo me toglierebbe tutta una serie di vincoli, di rigidità, certo che è tutto da fare questo discorso. Grazie Maria Rosa. Mi viene in mente quello che diceva Maria Rosa, ma l'ha detto anche Drusilla al Festival di Sanremo. Non ci sono le diversità, ma le unicità. Cioè, persino a Sanremo. Grazie. Allora, io... Ciao. Io volevo dire che quando avevo visto il film, 10 anni fa poi l'ho visto, la prima cosa a cui avevo pensato in realtà più che a delle esperienze, mi era stata un'esperienza di scoperta, estrema che avevo fatto leggendo un libro di Bianca Pizzorno, Extraterrestre alla pari, quando ero piccola, che è molto ispirato a Elena Giannini Bellotti e dalla parte delle bambine ovviamente, e che per chi non l'ha letto e consiglio di leggerlo anche se è un libro per bambini perché è molto bello, racconta di un extraterrestre che per uno scambio culturale arriva sulla Terra, soltanto che in questo pianeta sconosciuto il sesso delle persone si scopre solo quando raggiungono la maggiore età. E quindi arriva questo bambin e ovviamente i terrestri chiedono subito ma un maschio o una femmina? E gli altri dicono, oh, non lo sappiamo. Possiamo fargli un test del DNA molto complesso per scoprirlo, quindi, però questo bambino cambia quindi sesso nel corso del tempo perché intanto che non arriva il test del DNA cercano di capire dalle sue attitudini, quindi non so, gli mettono davanti delle cose, sceglie un tipo di gioco e dicono è chiaro che è un maschio, no? Ed è molto divertente perché appunto a me bambina, che ero abbastanza convinta di essere una femmina, però aveva proprio messo davanti come ci fossero queste aspettative, no? Su quello che qualcuno doveva fare e non fare. E questo secondo me poi è anche quello di cui in qualche modo parla il film, che appunto non parla di transizione in realtà. Cioè, non parla di quell'esperienza lì, di cui ci sono altri film molto belli, parla più appunto della difficoltà di immaginare un'esperienza di libertà come quella che prova a fare Michael, cioè di provare a dare senso alla propria esperienza da sé. E in questo, secondo me,
sono d'accordo con Paola che sicuramente la figura della madre è una figura violenta che reagisce con violenza, ma anche la figura del padre che pure appunto sembra accettare queste esperienze di Michael. Poi per esempio non intende difenderlo di fronte alla scelta della madre, no? Non intende mettere in discussione questo tipo di riflessione, come se fosse una parentesi. Questa è una cosa che viene detta spesso, no? Anche nel dibattito pubblico. Ah, ma per magari bambini, bambine, ragazzi e ragazzi è una fase, no? Ma che può anche essere che sia una fase, cioè, però questo non sminuisce la portata della potenza di fare una cosa assolutamente imprevista, no? Di dire, no, io sì, sono nata con questo corpo, eppure voglio provare a vivermi in quest'altro modo. Questo secondo me è una delle forze di questo film, cioè di non dare per scontato che poi appunto l'esito di questo debba essere per forza una transizione. E questo è un altro elemento che è stato secondo me molto violento nel dibattito sul, per esempio sul DDL Zan, no? Perché sembrava a un certo punto che l'unica esperienza accettabile invece fosse quella neanche della transizione, ma proprio della transessualità in cui dovevi dimostrare di aderire anche fisicamente a un altro sesso, a un altro genere, no? E invece queste esperienze un po' in between rimanevano escluse. E l'altra cosa che queste esperienze secondo me fanno, e anche questo film fa molto bene, è offrire a tutti e tutti, anche a chi non ha mai messo in discussione il suo genere, degli spazi di libertà. Perché appunto io le chiedo extraterrestre alla pari e quando Mo, bambina, faceva delle esperienze molto diverse dalle mie, cioè dicevo, ah vedi, in effetti si potrebbe fare anche così, senza che questo debba diventare per forza, ah, allora vuoi essere un maschio o ah, allora vuoi essere una femmina. E invece nell'ultimo periodo, cioè negli ultimi anni, stiamo assistendo davvero a dei processi di rigenderizzazione dei bambini e delle bambine. Cioè, e appunto, non è che lo dico io, è un dato che, appunto, quando io ero piccola i Lego, adesso questa è una banalità, erano Lego, poi io costruivo delle astronavi fatte con i fiorellini che volavano con un giardino, mio cugino faceva delle cose con dei cannoni che sparavano, e va bene, eravamo nel classico dello stereotipo, ma avremmo potuto fare diversamente. Adesso ci sono i Lego Friends per le bambine, che sono tutti rosa, sono dei Lego, ma in scatole tutti rosa, che costruiscono cose con degli animaletti tutti coccolosi e che sono dichiaratamente per bambine. Cioè non sono dei Lego tutti rosa buttati in mezzo agli altri, davvero. E quindi, e questo è solo un esempio di un gioco che proprio non aveva bisogno di essere, cioè non c'erano delle caratteristiche tali, no? E quindi assistiamo a questo processo, e questo è un elemento non solo perché non è cambiato molto nella società, ma anche purtroppo, senza essere troppo vetro, per delle esigenze capitalistiche di vendita, no? Cioè che tu vendi più Lego se puoi vendere Lego anche alle bambine, no? Non c'è tanto una riflessione sul genere, c'è proprio una questione economica. Quindi secondo me si innesca poi anche questa dimensione che ogni tanto magari facciamo più fatica a vedere. Ultima cosa che dico rispetto alla questione intersessuale invece è, ci devo dire che purtroppo in Italia ancora oggi vengono fatte le operazioni di riassegnazione chirurgica del sesso su neonate e neonati e neonate, davvero. Ne è stata fatta una pochi anni fa a Palermo, poi il problema è che molto spesso non escono perché i genitori magari giustamente anche non è che hanno voglia di mettere in piazza le proprie cose, e perché l'Europa in realtà a un certo punto il movimento intersex è riuscito a ottenere, sta facendo una grande campagna per trattare queste operazioni come mutilazioni genitali, cosa che in effetti sono. E però l'Italia non ha mai recepito questa petizione, vabbè, ovviamente, però appunto vengono ancora fatte, anche perché poi molto spesso i genitori non sono consapevoli, no, di quello che succede, quindi magari gli dicono
è per il bene di tuo figlio o tua figlia, e tu cosa che dici? No, non lo ho, però che rischia magari qualcosa, e perché ovviamente cioè, poi è più magari complicato seguire, però la questione è che facendo queste operazioni precoci, oltre a tutto il resto, queste bambine e questi bambini sono anche obbligati a un'ospedalizzazione costante per tutta la crescita, perché ovviamente poi vanno adattate alla crescita e quindi fanno una vita abbastanza difficile, ma questo è molto molto. Grazie Carlotta che ci hai fatto vedere il senso anche diciamo politico, economico e politico di tutto ciò, perché sembra non c'entra, sembra una cosa di diritti, ma non riguarda i diritti, è proprio una normalizzazione delle vite che ha a che fare con una normalizzazione più generale. Maria, vieni. Volevo dire solo un'altra cosa sui genitori. Allora, secondo me la reazione dei genitori e anche dei genitori di con voi è una reazione che deriva dal non volersi mettere in discussione, non riuscire emotivamente a mettersi in discussione. Né il padre che è così dolcino, che gli sta vicino dicendo ma non ti preoccupare, poi vedrai che alla mamma le passa, quindi che sembra tutta dalla parte di loro, Michele, né la mamma che invece reagisce in maniera anche così violenta come una persona ferita. Certo, rispetto ad un dato di realtà che è quello dell'iscrizione della scuola, però che poteva gestire in tanti modi. Nessuno dei due parla con loro o Michele, cioè nessuno gli chiede che cosa c'è, cosa pensa, come si sente, che è la reazione che hanno sempre i genitori, devo dire, con i bambini, perché si sentono, io credo, schiacciati probabilmente dalla responsabilità, che non è cosa da poco. Diciamo così di tirare questi figli e questa cosa questo carico diciamo così emotivo li mette nella condizione di essere fobici rispetto alla possibilità che il figlio o la figlia siano poi in qualche modo scherniti, attaccati, oggetto di una discriminazione per una diversità. Quindi non tollerano che i figli in qualche modo si possano sentire diversi, che è il meccanismo con cui la generazione dei genitori del 68 veniva poi a dire io non posso non comprare jeans firmati a mio figlio se tutta la sua classe ce li ha, perché sarebbe discriminato. Ecco, allora, un discorso di questo genere, non posso fare quello, non posso non fargli fare l'ora di religione se tutti gli altri lo fanno, perché sai che trauma che gli viene fuori. Bon, allora, dietro questa cosa, più profondamente, c'è il fatto che anche persone, secondo me, come questi due genitori, che sono anche molto tra virgolette democratici, accoglienti, simpatici, sono in realtà estremamente, cioè, questa cosa del sesso, del genere, le discriminazioni che riguardano questa cosa, mettono in gioco, credo, delle cose talmente profonde di noi che loro reagiscono con un atteggiamento conservativo, non vogliono sapere. Infatti la maggior parte dei genitori rimuove il problema che quello che sentono come un problema che porta il figlio. Lo rimuovono, non ce la fanno, ma no, appunto, oppure lo banalizzano, lo infantilizzano. Oppure entrano in maniera normativa, ma pensano di farlo per il figlio, cioè lo faccio per te. In realtà sono loro stessi che si sentono profondamente, non riescono forse a vedere quanto profondamente si sentono destabilizzati
da questa cosa, che poi è la reazione che fa sì che tantissimi genitori, anche quelli più aperti, rispetto all'omosessualità, tante volte hanno delle reazioni violente. Almeno inizialmente, poi piano piano riescono a mettersi in discussione, ma all'inizio è un po' una tragedia, perché il figlio non corrisponde alle aspettative che tu hai proiettato su di lui e ti mette troppo profondamente in discussione, secondo me. Grazie Maria. Comunque col figlio non parlano, con la figlia, c'è nessuno che chiede. Si pensa che i bambini non siano capaci di darti una risposta. Ecco, questo mi sembra veramente una roba, un'infamia. Lei, siccome lei faceva la neuropsichiatra infantile, ne sa qualcosa dei genitori, eh? Dei genitori moderni, cioè quelli della nostra generazione. Allora, c'è la padesina che mi dice di tagliare perché... Perfetto. Allora, grazie per il dibattito. Mi sembra che questo film è stata un'occasione un po' ancora per approfondire i temi del genere, del sesso. Il prossimo incontro sarà appunto un incontro, spero con due, perché l'uomo che fa il sindaco adesso di un paese che da donna è diventato uomo, ha avuto il Covid, per cui non so come sta ancora, altrimenti avremo solo la Monica Romano. Comunque io vorrei, se possiamo, avere tutti e due il passaggio da donna a uomo, da uomo a donna, e capire le motivazioni, le sofferenze e anche l'ovvietà di quello che hanno fatto. Per cui grazie e andremo avanti, buon lavoro, ciao. Poi chi ha avuto il codice? Chi ha avuto il codice? Si ricordi che per un mese può usare quel canale e magari vi manderò, siccome la nostra amica Deborah ha detto che c'è un film bellissimo sulle donne dell'Arabia Saudita, e ci faremo dare il titolo e poi così ce lo vediamo. Grazie, buona serata. C'è l'aperitivo, eh? Offre la casa. Poi se volete fare delle offerte, sappiate che abbiamo il POS. D'ora in poi si può pagare con la carta di credito, col banco, ma non c'è più la scusa di non avere la moneta, eh? Grazie.